Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Jersey History. Oggi parliamo di una maglia away e di una stagione un po' particolare, perché è stata una stagione che portò la Juventus a vincere due trofei. Adesso vi faccio vedere perché stiamo parlando della stagione 89-90 e questa è la maglia away. Come vedete, marcata UPI K, 2 stelle. E non ho nessun numero, questa è una maglia assolutamente ufficiale. E, che dire, io ho sempre avuto il debole, infatti una maglia che tratterò nei prossimi video sarà un'altra maglia gialla, nel senso io ho sempre avuto il debole per la maglia gialla e blu della Juve, mi sono sempre piaciuta tantissimo, io farei sempre la away di questi colori qua. Perché è un gusto personale, richiama, vabbè, a parte che richiama la città di Torino, ma è proprio un gusto mio. Mi piace tantissimo. Di quella stagione c'è un bel po' da dire, nel senso che la Juve secondo me partiva con non solo i non favori del pronostico, ma per me la Juve era veramente una delle squadre meno forti di quel campionato, era sicuramente tra le prime 8, però c'era il Milan di Sacchi, l'Inter di Trapattoni, il Napoli di Maradona. E, insomma, eri in un periodo storico alla Sampdoria di Vialli, Mancini e insomma, io credo che quella Juve lì potesse tranquillamente fare il sesto, il settimo e portare a casa nulla e non ci sarebbe stato assolutamente nulla da dire. Eppure questa Juve qua vince in questa stagione Coppa Italia e Coppa UEFA. Coppa UEFA in finale con la Fiorentina. Coppa Italia, pensate, dopo aver pareggiato a Torino, la Juve era andata a vincere 1-0 a San Siro contro il Milan di Sacchi. Quindi, tra l'altro, curiosità, contro il Milan di Sacchi, sul gol di Galia e assist di Marocchi, quella partita lì inaugurarono il terzo anello di San Siro. Cioè, San Siro come lo conosciamo oggi, lo stadio Meazza, come lo conosciamo oggi, è stata l'inaugurazione dello stadio di come oggi è stata fatta in quella partita lì. Prima dei mondiali fecero questa partita per, appunto, inaugurare l'ultimo settore che mancava, la copertura, insomma. E il gol più bello di questa stagione, io dico la verità, non ho vissuto quella stagione perché io sono nato nell'88, quindi qua stiamo parlando di una maglia dell'89-90. Però vi posso dire che il gol più bello che mi ricordo con questa maglia lo fece De Agostini proprio in finale di Coppa UEFA contro Landucci, che fece un tiro strano ma bellissimo da vedere perché ha preso un rimpallo incredibile. Tra l'altro aggiungo l'ultima cosa, poi chiudiamo il video. Ultima stagione della Juve in casa allo Stadio Comunale di Torino. Poi ci trasferimmo, ci trasferimmo a Delle Alpi.